Benvenuti cari amici a Scuola di Computer. Praticamente oggi vi volevo parlare dell'iPhone, telefono quello che tutti comprano e che mi hanno anche a me consigliato di comprare, infatti ho preso. Vado al negozio per prenderlo, praticamente ci dico: senta, vorrei prendere l'iPhone. Quello mi guarda e mi fa: senta un po', ma come lo vuole? 16, 32, 64. Allora questo qui del negozio mi fa: ma lei fa tante foto, fa tanti video? No. Ma senta un po', ma lei ci naviga tanto su internet? No, neanche. Ma senta un po', ma lei lo usa per sentire la musica? No. Allora quello del negozio mi fa: ehi, ma che cazzo prendo a fare l'iPhone? Praticamente ci è arrivato quello e mi fa: senti un po', che ne ha? E io faccio: che ti serve? Niente, devi attivare l'iPhone. Ma io l'ho comprato. Vieni che te l'attivo io, allora mi devi dare la carta di credito, la carta d'identità, un passaporto, lo stato di famiglia, poi ce l'hai il certificato di morte? No, quello ancora no. Vabbè, quando ce l'hai proprio lo porti, che lo dobbiamo mettere dentro. Poi mi devi fare tutta sta dichiarazione che mi dici che se succede kill te possono fa kiss, se succede kiss te possono fa kill. Praticamente vado, l'amico mio mi dice: bravo, bravo che hai preso l'iPhone, hai fatto proprio bene. Allora niente, gli dico: ma io che ci devo fare? E quello mi fa prendere prima un programma per farmi diventare più vecchio. Tu ti fai una foto e diventi più vecchio. Poi mi fa più un programma per diventare più grasso. Ti fai una foto e diventi più grasso. Poi mi fa prendere un programma per diventare un mostro. Ti fai una foto e ti fa diventare un mostro. Poi mi fa prendere un altro programma praticamente per vedere la faccia da scemo. Allora ci ho detto: scusami una cosa, ma sì, tanto mi devo fare più a per culo, ma che poi come doveva fare l'iPhone? Ma andavo sotto ai bastioni, mi piavano per culo tutto il giorno e non spendevo 600 euro. Chi? Sento squillare. Ah, finalmente squillo il telefono, la pia... niente, era quello vicino che c'ha la stessa suoneria mia. Poi, a risenda squillare, ehi, la pia è per me. No, era un altro all'altro tavolo che c'aveva la stessa suoneria praticamente. A un certo punto squilla ancora, era un'altra ancora. Io faccio: ehi signori, ma vogliamo cambiarla sta suoneria o ce la dobbiamo avere tutti uguali, che io non so manco se qualcuno mi chiama? E la gente mi guarda e mi fa: ma perché? Si può cambiare la suoneria sto telefono? Che poi io ho capito, sto telefono fa tutto tranne che telefonare. Una volta uno mi fa vedere un programma che fa vedere l'accendino, vabbè. Un altro che c'ha la torcia, una sera era buio, tutti con sta iPhone con la torcia. Gee, ma non facciamo prima a telefonare all'Enel e farci riattaccare la luce? Stavo uscito di casa, mi fa: ehi, dove va lei? Starei uscire per andare a fare una passeggiata. Faccia una cosa, si porti l'ombrello. C'è un ombrello, ci sta un sole. Ah, ma perché lei non ce l'ha il meteo sull'iPhone? Faccio, veramente, sì, ma non l'ho mai guardato. Male, male, poi dice che piove. Allora, mi fa vedere sto meteo, c'era scritto pioggia. Vabbè, pigli l'ombrello, esco con l'ombrello. Sole che spaccava i piedi, tutti a guardare, ma a un certo punto mi fa: aiettatore, che volevi, che facevi piovere? Poi ci sono quelli bravi con questo iPhone. Io penso, ho visto un signore una volta, ha fatto tutto con l'iPhone. Stavamo in stazione praticamente, noi tutti a fare la fila, biglietto, è arrivato questo signore con l'iPhone, ha fatto trick e track e è salito sul treno, e vabbè. Poi praticamente stavamo sul treno, ci stava, un chiamavano e facevano: senti un poco, ci stanno da pagare tutte le bollette, sto signore trick e track ha pagato tutte le bollette dall'iPhone. Fatto vabbè. Praticamente tutti quanti che cercavano poi le indicazioni arrivate a destinazione, ma no, sto signore ha fatto trick e track, ce l'aveva la mappa, uno che l'aspettava, una vecchia che gli faceva ciao, che sicuramente anche quella aveva attivato con l'iPhone. E a uno che gli portava i bagagli, che già gli aveva dato la mangia pure con l'iPhone. Ha detto: ehi, la maseri, 700 euro. Ha detto: ah, ma che spesa. E con me su me fa: ma senti un uomo, ma stai tranquillo che costerà pure tanto sto telefono. Ma se te lo fregano, chi so qua, ritrovi subito. Come ritrovi subito? Sì, ti dice: dove stai, chi ce l'ha? Io ho fatto: ehi, ma te l'ha capito proprio niente. Ma vai a dire a Francore che tu voleva, con ritrovi e fa: ehi, diamo un telefono a Francore, dammi una mano che è grossa come la schiena mia. Tanto a voi vi piace, io vi dico, state certenti perché clicca qua e succede un casino. L'altro clicca là e fa tutta roba buona. Allora lo sapete che vi dico, sarò che insomma io uso sta iPhone, ma mica è tanto facile. Un saluto.